che avresti voluto chiedere a un pediatra, non hai avuto la possibilità di chiedere. Quindi vuol dire che potremo stare qui una settimana circa a parlare dei vari temi. Ha detto una cosa importante prima, il sesto senso della mamma. Guardate, è una cosa che ho imparato sulla mia esperienza di quando da giovane e presuntuoso pensavo di saperne di più. E ho avuto delle lezioni da delle mamme di bambini ricoverati con patologie anche se. Tanto che io continuo a dire di se una mamma segnala qualcosa e se il medico non trova qualcosa, può voler dire che la mamma vede qualcosa prima o è qualcosa che io non posso rilevare. Però fidatevi di voi stesse, perché chi conosce di più i vostri figli siete voi. E i collegamenti e le sensazioni che avete, non dovete aver timore di tirarle fuori. Anche se a volte potrete sentirvi dire, ma non è possibile, se una cosa viene è possibile. Ma mi ricordo un bambino che aveva una cardiopatia e la soluzione degli esperti e di tutto lo staff è che era che la mamma, poverina, era lei che era fuori di testa. Per fortuna che a questa mamma fuori di testa abbia dato ragione, retta, perché il bambino aveva un qualche cosa che dopo l'intervento si è visto che aveva ragione. Quindi fidatevi di voi e non fatevi mettere in crisi dagli esperti, dai super esperti. Se c'è qualcosa che non va, non abbiate paura di dirlo. Perché noi siamo qui da che mondo è mondo, grazie a che cosa? Noi pediatri. Qualche dubbio. Grazie all'istinto della mamma soprattutto, perché l'uomo una volta, adesso alcuni sono più partecipe, però da migliaia di anni l'uomo prendeva caccia, andava fuori, eccetera, la mamma stava col bambino e l'istinto del bambino. E la cosa importante è decodificare quello che dice il bambino, che non è una cosa del tutto agevole. Però è una delle cose importanti. Lo ha detto anche Giovanni Bollea, un famoso neuropsichiatra, nel suo libro Le mamme non sbagliano mai, per carità. Come tutte le regole hanno delle eccezioni, e io dico la mamma ha sempre ragione. E se qualcosa non va bene, e la mamma mi dice non va bene, dico non c'è niente, dico, però può darsi che la mamma capisca qualcosa a cui io arriverò più tardi. Questa è una delle basi e una delle basi in questo periodo di consulenze rapide online. A volte vedo, una volta ero in vari gruppi di mamme, poi mi sono tolto non per fare il presuntuoso, perché è giusto che le mamme parlino tra loro in un setting di mamme. E se c'è bisogno di un parere di un pediatra, lo si chiama. Però mi ricordo, la mamma dice, aiuto, mio figlio sta male, cosa devo fare? Se sta male, chiama qualcheduno, ecco. Non affidarti alla rete dove ognuno dice la sua esperienza. Però l'esperienza di una mamma col suo figlio non è la stessa della mamma con un altro bambino. Io vedo lì Gwendalina con un bambino in braccio, attentissimo, quasi quasi al bambino faccio vedere un filmatino. Guarda che ti fa vedere un filmato. Faccio vedere il filmato di quando, a volte mi chiedono, quando svezzo mio figlio, quando il bambino manifesta la voglia di assaggiare qualcosa. Guarda questo bambino che cosa fa. Guarda un po'. Lo vedete? Ecco, questa bambina direi che è pronta per uno svezzamento. Magari non il tramezzino così. Lo vedi? Un tramezzino. Riesci a vedere?
Ecco, qui invece è un esempio. Vieni Nora. Vieni Nora. Negativo. Ecco, il bambino non è un tubo digerente da riempire, perché noi ereditiamo ancora. Adesso abbiamo il coronavirus che ci farà uscire ancora più di testa. Noi ereditiamo dai nonni e dai bisnonni il periodo della guerra, si chiama epigenetica. Quando non c'era da mangiare, se un bambino non mangiava quando arrivava il cibo, voleva dire che stava veramente male. E quindi i nonni e i bisnonni, quando un bambino non mangia, vanno in tilt, perché voleva dire polmonite, chissà che cosa. Al giorno d'oggi, il mangiare, il problema è che ce n'è in eccesso, ce n'è tanto, ce n'è troppo, però tant'è, ci portiamo dietro il concetto che se il bambino mangia, sta bene, tanto che per alcuni, io porto questo esempio del cosiddetto bambino Michelin, il bambino con le pliche. Questo è il bambino che dà soddisfazione, no? Che mangia, e il bambino veniva visto una volta quasi come un tubo digerente da riempire. L'importante era che mangiasse. Pur che mangi, io mi trovo con dei bambini che mangiano al di là del cibo spazzatura. Qui vi racconto un bambino recente. Quindi, pur di vederlo mangiare, sì, Nutella, bevande zuccherate, eccetera, oppure vengono tramortiti, come questo esempio, da una mamma. Arrivo. Torno tra voi, mi sono perso momentaneamente. Oppure per farli mangiare, li si va a mangiare alla televisione e li si fa mangiare come questo bambino, appena riesco a proiettare. Benissimo, voi mi vedete? Sì. Perché io Didot, la vediamo ma non ha più condiviso lo schermo. Adesso vedete, ok. Ora condivido lo schermo. Da voi. Guardate che carina sta mamma, che si filma anche, no? La scena è questa. La mamma che ha uno smartphone con grande schermo sulla testa, con una fascia, un bambino sotto l'anno che sta nutrendo e il fratellino che è interessato dallo schermo della mamma. Come vedete, in più la mamma si filma. Questo è il contrario della cosiddetta alimentazione responsiva. Ecco, questo bambino mangiando così è anche a rischio di soffocamento. È quello che si chiama tubo digerente da riempire. Lui guarda lo schermo e il bambino viene nutrito. Oppure ci sono le varianti tipo queste. Qui la bambina è attirata dallo schermo. Sarebbe bello che lì, e parlo della colazione, in questo periodo in cui siamo con i bambini a casa, magari rivalorizziamo la colazione al mattino, perché spesso i bambini non la fanno perché abbiamo da correre tanto.
Quindi quando vi ho detto alimentazione responsiva, pensate alla prima bambina che vi ho fatto vedere, com'era eccitata. Pensate a vostro figlio quando vedeva, vi fate assaggiare il gelato la prima volta. A volte impazzisce, no? Quindi saper riconoscere quando ha fame, si eccita alla vista del cibo, muove la testa verso il cucchiaio, cerca di raggiungerlo e riconoscere anche quando è sazio. Molto importante è il cibo non deve essere uno strumento di consolazione o di gratificazione. Ho parlato dello svezzamento, non solo l'età dei vostri bambini, ma se il bambino è allattato al seno, si parla dal sesto mese e si fa lo svezzamento quando il bambino è pronto. Quindi vuol dire denota interesse per il cibo, mantiene la posizione seduta anche se con un appoggio minimo, coordina l'occhio, mano, bocca così da poter afferrare i bambini. Ci hanno insegnato il finger food, quindi afferrare il cibo, mastica e deglutisce il cibo. E vi faccio vedere una successione per me bellissima di alimentazione responsiva. Vedete questo papà che mangia? Vedete il bambino che lo osserva? Guardate il bambino che tende la manina, il papà che lo ignora, gli occhietti del bambino che dice ma perché a me non ne dai un pochino? Papà rasenta il sadismo. Guardate gli occhi in preghiera del bambino in rapida successione. Ecco, questo è un bambino più che pronto, che vuole il cibo. Finalmente si guarda responsiva, vuol dire il momento del mangiare si entra in contatto con il bambino. È uno scambio di emozioni, di sentimenti, non è solo cibo. E finalmente il papà si intenerisce e gli dà il cibo. Vedete come si tende il bambino. Questa è una scena di come anche instaurare un rapporto positivo col cibo. Mentre se il bambino mangia perché sforzato, mangia perché c'è la televisione. Quando si mangia, si mangia. E se mangia perché la televisione, bisogna provare a svezzarlo. Qui vi faccio vedere un mio bambino. Bello che questa è la sorellina di una bambina. Allora, il primo è un bambino asiatico che ho trovato su internet. Questa invece, la vedete la bambina che mangia i gnocchi? Sì. Andare a scuola? Ecco. Questa scena mi ha un po' preoccupato perché sta bambina 9 mesi, quei gnocchi sono grossi, mi fa paura. I genitori, entrambi medici, hanno fatto il corso e quando gli ho detto fateli più piccoli mi ha detto no, la bambina si arrabbia perché non riesce a prenderli. Però guardate, mangia, coordinazione oculomotoria, quello che le viene intorno non gliene frega niente. Vedete come mangia con piacere. Ma bravissima Giulia! La sorella grande, quando ho conosciuto questi genitori, me l'hanno portata perché era una bambina che il cibo non le interessa. Perché si fa presto a parlare così. Questa è una bambina a cui le piace il cibo. Adesso a Gwendalina, al bambino, lì faccio vedere un altro filmato di come è importante assecondare i bambini, dargli se ha fame mangia, se non vuol mangiare non forziamoli, e come non si ingannano. Questo filmato l'ho trovato su YouTube, ma una mamma quando l'ho fatto vedere mi ha detto anch'io ho fatto così con mia figlia. Guardate che bella questa bimba che
le si offre la pizza, desidera la pizza e guardate cosa le fanno. La pizza e arriva il cucchiaino con la minestra che non va. E poi vi avvicina. Togliamolo che questo pianto. Al che alcuni dicono, come faccio a darle mangiare quello che non le piace? Ecco, se un bambino non vuole qualche cosa, non adottiamo la tecnica o mangi la minestra o salti la finestra. Le cose, il mangiare ai bambini si possono tenere così. Ricordare che i genitori sono il modello per i figli. Cosa voglio dire? Voglio dire che i bambini non faranno quello che voi dite, ma faranno quello che voi fate. Quindi, quando si mangia, tenete conto che il bambino, anche se appare distratto da altre cose, ci osserva. Quindi, se vede mamma e papà che guardano la televisione, rispondono al telefonino, sono distratti, non mangiano qualche cosa, è facile, poi ci sono i bastian contrari, che facciano quello che vedono che noi facciamo. Quindi, a tavola, il momento del mangiare, dello svezzamento, come si tende a consigliare adesso l'autosvezzamento, più che lo svezzamento tradizionale, poi ognuno troverà il suo modello di svezzamento, si mangia a tavola col bambino e si offre al bambino cibi adatti per l'età per il bambino e il bambino osserverà noi, quindi se il papà mangia come uno squalo, cioè prende e trangugia, magari dobbiamo ricordare al papà di far vedere che si mangia, si mastica via la televisione e perché i genitori sono il modello che il bambino seguirà. L'altra cosa, come si fa a fargli assaggiare di tutto? Le preferenze possono essere indirizzate attraverso l'offerta ripetuta. Cosa vuol dire? Che se un bambino non gradisce un alimento, glielo tolgo, dopo qualche giorno, glielo faccio dimenticare, dopo qualche giorno riprovo. Se do il broccoletto la prima volta, un po' amaro, è probabile che lo sputi. Alla quarta, quinta volta, è possibile che lo inizi ad apprezzare. Perché i gusti che noi abbiamo sono cinque. Il dolce e il salato a cui siamo abituati. Quindi il dolce il bambino lo prendono. E sul dolce c'è da stare attenti che l'industria ha fatto tanti studi per cui molti alimenti e bevande per bambini sono zuccherate e se continuiamo a secondarli col dolce svilupperà meno il salato. L'altro gusto è il cosiddetto umami, che è il gusto più o meno quello del brodo, un gusto complesso. E gli altri gusti sono l'amaro e l'acido. Se diamo ai bambini l'acido lo sputano. L'amaro del broccoletto fa la faccia così. Se però proviamo a dargliele va a finire che lo prendono. Faccio un esempio personale. Mio figlio, che è un ragazzino che adesso ha 42 anni, quando era piccolo io facevo quello che diceva la scienza attuale pediatrica. Allora si dava il biberon con dosi razionate in base al peso, con orari codificati, si dava l'orario rigido in ospedale, e se aveva il singhiozzo si davano le gocce di limone. Poi quando la mamma diceva, quando gli do la spermutina dopo l'anno, ecco, adesso si è visto che si può dare dallo svezzamento tutto. Però c'era già questa cosa schizofrenica, assurda. Davi le gocce di limone per il singhiozzo e il limone lo davi dopo, gli agrumi dopo l'anno. Comunque mio figlio, abituato al limone, faceva delle smorfie, poverino, la prima volta era diventato giallo, ecco, terribili, e il limone se lo mangiava così, perché si era abituato al gusto del limone, gioco forza.
Se cediamo subito che vuole solo il dolce, il bambino andrà avanti col dolce. Se abituiamo il bambino alle tisane, anche per l'infanzia, che sono zuccherate, anzi per zuccherate, gli condizioniamo il gusto al dolce. Ora, senza demonizzare troppo il dolce, se una cosa non la vuole, si offre più e più volte. Queste cose si ottengono anche nell'età adulta, quindi voi come mamme non demordete col marito. Se il marito non mangia la frutta, dite, un giorno dopo l'altro, assaggiala, non lo fai per te, lo fai per il bambino, perché il bambino vede i pasti differenziati, non sta bene. Con questo non è che voglio demonizzare il cibo industriale per i bambini, che va bene all'inizio, va bene perché a volte si arriva tardi, non si ha il tempo, va bene perché è controllato, però è bene che abituiamo il bambino man mano ad assaggiare gli alimenti nostri e che abituiamo noi stessi a mangiare le cose che mangia il bambino. Guardate, il bambino non possiamo fare una fascia riservata, perché alcuni colleghi dicono noi genitori non sanno far da mangiare, quindi gli do gli alimenti per il bambino. Sì, ma vai avanti per un anno, per due anni. Ma prima o poi il bambino mangerà le cose che mangiano gli altri. E i risultati che vediamo dalle mense degli asili e delle scuole, dove non si mangerà bene sicuramente, sono che la frutta e la verdura sono cose sconosciute. Ma se noi prendiamo i dati della letteratura e vediamo cosa viene pubblicato sulla cause di mortalità, le riassumo, c'è stato un bel lavoro uscito un annetto fa sull'Lancet e lo ripresentano ogni tanto, che valuta le cause di mortalità. E tra le cause di mortalità, al primo posto nell'arco della vita ci sono le malattie croniche non trasmissibili. Adesso siamo preoccupati giustamente del SARS-CoV-2, che dà questa malattia al Covid. Siamo preoccupati delle meningiti, eccetera, che sono una causa di mortalità. Però nei bambini e negli adulti la prima causa di mortalità da un anno ai 30 anni sono gli incidenti. Poi iniziano le malattie croniche non trasmissibili. Che cosa sono? L'eccesso di peso, l'obesità, i tumori, le malattie degenerative del sistema nervoso centrale. E si è visto che queste malattie un po' ce le costruiamo giorno dopo giorno, con scarsa attività fisica, con l'inquinamento, mangiando male. Mangiando male vuol dire bisognerebbe mangiare ogni giorno 5 porzioni di frutta e di verdura, noi e i bambini. Quando dico ai bambini, dico siediti prima, se non ho paura che mi svenga, perché i bambini frutta e verdura ne mangiano poche, però sta a noi, più è piccolo il bambino, più abituarci noi a mangiarla e a offrirla a loro. E tra le altre cose, io faccio parte di una generazione venuta su con la carne due volte al giorno, perché nel periodo post-bellico la carne era sinonimo di benessere, di stare bene, no? Al giorno d'oggi la carne, sappiamo che la carne rossa poco, una volta, due volte alla settimana, più la carne bianca, più il pesce, alternando il pesce, che ci pone altri problemi che sono quelli dell'inquinamento. Quindi dovremmo, nella nostra dieta, cercare di fare un passaggio verso frutta, verdura, tra la verdura usare anche i legumi che sono fonte di proteine vegetali. Non demonizzare la carne, però mangiarne di meno di una volta, mangiare il pesce perché è un alimento ricco di acidi di grassi omega 3, che sono molto utili, che si trovano nella frutta oleaginosa, per esempio nelle noci, nei semi di lino. Non sono vegetariano né vegano, però la dieta mediterranea è formata dalle proteine vegetali, non solo dalle proteine animali. Bene. Dottore, posso farle una domanda a proposito? Molto volentieri. Poi,
Poi ovviamente lasciamo il posto a tutte le altre mamme che possono fare domande sull'argomento che ci ha gentilmente portato lei, ma anche su altri argomenti. Io per esempio ho una bimba che adesso fa un anno, proprio a fine mese, e ho avuto l'esperienza della prima figlia che ha fatto autoslezzamento meravigliosamente, proprio sono stata fortunatissima, una mamma che mangia tutto, eccetera, una bimba che mangia tutto. Invece la seconda, con la seconda mi sono trovata ad avere questa problematica che non, tra l'altro anche nel confronto con altre mamme non avevo mai sentito. Mi mangia tutto, mi digerisce tutto, anche cose magari un po' pesantine, mi vomita il pesce. Ho provato con il merluzzo, ho provato col salmone, ho provato con l'orata, tutti i pesci a lisca, diciamo, e non i crostacei, per esempio, che in teoria sono anche allergizzanti, no, come alimento, invece il pesce me lo vomita. Lo vomita tra l'altro, scusate, non è bellissimo, ma proprio intero, come se non l'avesse minimamente digerito. Ora, all'epoca, quando è iniziato questo problema, mi sono consultata con il nostro pediatra e mi disse di provare a darglielo sostanzialmente una volta al mese per vedere se si stabilizzava questa cosa, se l'avrebbe digerito nel tempo, eccetera. Questa cosa sta proseguendo. Non dà nessun altro segno di allergia a nessun altro alimento. Il pesce puntualmente, anche se ne do poco, inizia a stare male durante la digestione e vomita. Come mi devo muovere? Anche il pesce azzurro le ha provato, le acciughe? No, quello no. Perché ora, un'allergia, l'allergia si manifesta con più disturbi, lei presenta solo il vomito, fa pensare a un'intolleranza a qualche cosa, perché il pesce, ma soprattutto quello inscatolato, può dare la cosiddetta sindrome sgombroide dovuto accumulo di qualche sostanza. Io farei una prova, cambiare tipo pesce, il pesce azzurro, e provare a darne una dose infinitesimale. Tenete conto che, per esempio, nelle allergia alle proteine del latte in ambiente protetto, però si fa la desensibilizzazione. Si danno con controllo, perché le allergie a volte possono dare delle macchie, a volte disturbi intestinali, a volte però anche lo shock anafilattico, che è una reazione gravissima e pericolosa. Visto che ha presentato il vomito, io proverei a cambiare tipo di pesce. A volte con la medicina non spieghiamo alcune cose. Io posso dire che personalmente, se mangio la trota o il salmone, passa tra un'ora e due e ho dei disturbi gastrointestinali terribili. È da anni che non la mangio più, perché dopo cinque volte dico non voglio più provarlo. Posso vivere anche senza trota e senza salmone. Però visto che il pesce è l'unico che contiene quantità adeguate di omega 3, altrimenti possiamo vedere l'olio di semi di lino, ricorrere, dare delle noci per gli omega 3. Ecco. Però provare a dare il pesce azzurro, è un pesce nostrano, ecco, basta non mangiarlo crudo per il pericolo dell'anisakis, quindi si cuoce o si adottano altri rimedi come quello di surgelarlo, e dandone una dose proprio minima, aumentandolo di settimana in settimana. E vediamo come va. Va bene, grazie. Allora, se c'è qualche mamma che vuole fare una domanda, lanciatevi. Mettete l'audio, perché la maggior parte l'ho tolto. Sente? Sì, Paola. Okay. Paola Canepa. Vai, Paola. Sì. Salve, dottore. Salve. Allora, dunque, io ho un bambino di 3 mesi e mezzo che, allora, faccio una breve premessa perché altrimenti poi non riesco a porre la domanda. Allora, lui ha avuto un problema quando è nato, perché ha inalato il meconio, è stato 23 giorni all'ospedale. Quando siamo rientrati a casa, ho provato per un breve periodo a fare la alimentazione a richiesta, ma evidentemente lui, non essendo stato abituato dall'inizio a chiederla, sì,
perché comunque era già abituato così a ore al Gaslini e quindi né io ero particolarmente sinceramente propensa e né lui era preparato, diciamo, a richiederla. Succede che io parlo con il pediatra e lui mi dà una dose, diciamo, di cibo da dargli e io però gli do il mio latte perché me lo tiro. Nel senso che ho iniziato così, ne avevo tanto, ho continuato così. Poi, col fatto del virus, eccetera, il pediatra non lo ha più visto, io ho continuato, come aveva detto di fare lui, a dargli una quantità rapportata al suo peso, come diceva prima lei. Però, obiettivamente, in questo momento lui è 7 kg. Dato che quando siamo tornati a casa avevamo tanto la preoccupazione che crescesse, non mi sono preoccupata del problema opposto, cioè che crescesse troppo. In questo momento lui appunto ha 7 kg, mi dà l'idea che stia bene, che non abbia particolari problemi, però il problema mio è questo, lui mangia veramente, anche se sembra incredibile, quello che gli si dà. Cioè non rifiuta una goccia di biberon in nessun caso, di nessuna quantità. Ora io l'ho un po' ridotta, ma non capisco perché lui non rifiuti se è troppo, piuttosto che continua a prendere la quantità che io gli propongo, qualsiasi essa sia. E non ho neanche l'impressione che mi chieda il cibo, io continuo a darglielo indicativamente, rispettando le tre ore e mezza, quattro, a seconda, però difficilmente lo faccio in rapporto a una sua richiesta, perché non ce l'ha, non la fa. E allora mi chiedevo solo se è normale questo fatto. Il latte, da solo il suo latte? No, dato che poi io col tempo un pochino l'ho diminuito, in questo momento sto dando, dipende quello che riesco, all'incirca una metà mio e una metà artificiale, a grandi linee, poi a volte riesco a tirarmene di più, a volte di meno. Perché io, discorso generale, poi caliamoci in suo figlio. Io dico sempre che il bambino è l'unico che sa quanto, quando, quante volte mangiare. Sul quante volte, quando, suo figlio si è abituato che gli davano da mangiare, quindi probabilmente ha perso questa autoregolazione sull'orario, da quel che ho capito, gli dà da mangiare lei, passare quelle 8 ore. Non l'ha mai lasciato un tot a vedere quanto arriva senza chiedere da mangiare? Devo dire che no, sinceramente, proprio per il fatto che inizialmente la preoccupazione era più legata al fatto che crescesse e quindi superasse la problematica di salute che aveva avuto tramite una crescita, come ci avevano detto che sarebbe accaduto. E quindi l'idea era di dargliene, nella misura in cui poi, sì, appunto crescesse. Però poi, inoltre, perché c'è da dire che il papà ha avuto per molto tempo un problema di peso importante e quindi siamo preoccupati che sia cresciuto appunto troppo e che quindi questi 7 kg siano troppi e che appunto questa assenza di regolazione possa portare dei problemi di peso e di, come dire, rapporto negativo con il cibo, ecco. Quindi sì, non ho mai provato, devo dire, a lasciarlo affamato, per cui... Dunque, all'inizio preoccupati che crescesse poco. Siete soddisfatti, smentiti, è cresciuto bene. Adesso che cosa mi sento di consigliare? Di dire, proviamo a fargli assaporare lui il crampo della fame di modo che capisca, senza farlo disperare, ecco. Sì. Vedere, adesso mugugno, eccetera, gli do da mangiare. Poi, che un bambino abbia perso i ritmi del mangiare può essere, però io ho avuto dei bambini anche superiori a 7 kg e mezzo che erano così, ecco. Quindi io gli darei la quantità che sta la dai in base al peso. Adesso no, adesso le do di meno perché il pediatra mi ha consigliato di passare da quello che era in base al peso, che era circa 950 ml al giorno, a 750. Secondo me adesso un po' la fame la sta facendo. Perché lui comunque... se ne sta o protesta? Beh, è il primo giorno oggi in realtà, però. Nervosisce un po'. Perché far la fame a un bambino è una cosa brutta, ecco. Però fargli assaporare un po' la fame, sì. Poi, riguardo alla quantità, io cercherei di
distanziare i pasti, quanti ne fa ancora? 5, 6? Dipende, a volte si sveglia la notte e allora ne fa 6, se invece non si sveglia la notte, come a volte capita, che faccio direttamente una notte intera fino anche alle 7 del mattino, dalle 9 di sera fino alle 7 del mattino, a volte le fa anche 6, 7 a seconda, e in quel caso allora ne fa 5. Quindi la quantità, non voglio contraddire il pediatra che la conosce, lasci che si regoli un pochino lui, perché il bambino deve arrivare alla fine della popata che è tranquillo. Se finisce il biberon, la guarda come per dire, come per dire niente. Lo fa questo, sì. Oggi l'ha fatto, effettivamente. E riguardo al peso del papà, controlleremo man mano che cresce, anche perché prende metà del suo latte, col latte di mamma è impossibile che prenda il cicciotto, ecco. Se lo godi un po' cicciottino, tipo metto Michelin, come ho fatto vedere prima, quel bambino. Sì, non è a quei livelli, però diciamo che... Vedrà. Guardi, io dico ai genitori, scrivetevi quando siete preoccupati che mangia poco, mangia troppo, perché tra qualche mese sarete preoccupati del contrario, perché nell'arco dei mesi e degli anni vedrete che ci saranno dei periodi che sembra che non gli basti quello che gli date e altre volte che... Arriverà quel momento che vedrà mezzo biberon, la guarderà con fare schifato e non lo vuole più. Quindi fargli assaporare i crampi della fame un pochino, però non fargli patire la fame. Sì, certo, va bene. Poi comunque gli do quello che poi lui, diciamo, se chiede ancora, gliene diamo ancora un po'. Si chiede ancora, poverino. No, infatti, perché mi sembrava adesso di fargli... Sindacare, dormire, mangiare, andare di corpo, ecco. No, certo. No. Però detto, oddio, mi sono spaventata, 7 kg. È diventato l'omino Michelin, invece no, però... Poi, man mano che cresce, segnala il peso al pediatra, noi seguiamo la curva di accrescimento dei percentili, vediamo nel tempo, perché sono dei bambini che crescono, dei bambini due tipi, quelli che vivono per mangiare, quelli che mangiano per sopravvivere, quindi ci sono quelli che mangiano proprio, che sono così sulla curva bassa e altri sulla curva alta, l'importante è che non ci siano dei salti. Ok, va bene, grazie. Prego. Qualche altra mamma? Posso? Vai, Ilaria. Buongiorno, dottore. Innanzitutto, grazie. Ha già quasi risposto alle mie domande, però volevo solo avere una conferma o una sgridata. Io sono mamma di Aurora, che compie un anno il 21 di questo mese. La bimba è sempre stata un 25esimo percentile e lei infatti mangia per sopravvivere. Io l'ho allattata esclusivamente al seno fino al 7° mese. Poi il mio pediatra, che è un uomo dolcissimo, per cui lui mi dice sempre che faccio bene, allora volevo chiedere conferma a lei, mi ha detto di continuare così, però io ho svezzato la bimba, quindi le preparo pappe con le verdure, insomma, con il pesce per lo più, e continua ad assumere tanto, tanto latte mio. Quindi magari finisce la pappa, poi invece che bere l'acqua vuole... dissetarsi col latte di mamma, piuttosto che fa la merenda, finisce e vuole il latte. Insomma, io amo il contatto, però non vorrei che poi diventasse un po' troppo un motivo di consolazione, insomma, mi dica lei se sbaglio. Però anche se motivo di un bel motivo di consolazione. Quindi, scusi, è fortunata che al latte... Brava, prima di tutto. È fortunata che ha latte e a lei fa piacere dare il latte. Sì, sì. Alla bambina fa piacere prendere il latte, giusto? Sì, il marito cosa dice? Mio marito è cardiologo e dice che insomma un po' gli sembra un po' esagerato perché la bimba magari corre, poi insomma sfila tira giù la magliettina alla mamma, gli sta diventando un po' motivo di imbarazzo, però... coccoli un po' di più suo marito perché potrebbe essere un po' geloso. Okay, allora conferma il nostro dolce pediatra. Di notte dorme la bambina? Si sveglia un paio di volte per una poppata o due, però poi dorme, sì, sì. Perché l'unica cosa che mi fa
un po' paura se il bambino mette il meccanismo del seno per addormentarsi. E quello sì. Sì. Ecco. Per cui io sono favorevole per l'allattamento prolungato anche oltre l'anno, anche oltre i due anni. Teniamo conto che dall'anno ai due anni i bambini hanno l'escalation della prepotenza fino ad arrivare ai famosi terrible two, terribili due anni, che sono le espressioni della natura umana allo stato puro. Ecco, ci sono io e basta. E per addormentarsi, ne parli con il suo pediatra, provi a darle il seno, però metterla giù un pochino prima che si addormenta. Chiaramente appena la mette giù le darà un'occhiata per dire mamma cosa bellina stai facendo e vorrà riattaccarsi. Però bisognerebbe cercare di creare una routine per la bambina, per il sonno, che preveda la mamma. La routine può essere ti lavo i denti anche se ne ha uno, facciamo il bagnetto se le piace, oppure ti metto il pigiama, ti leggo un po' di libretto, sentiamo un po' di musica, che sono iniziative utili, quelli nati per legge, nati per la musica, poi ti do il seno, e però non aspetto che ti addormenti per mettere giù, ti metto giù perché dovrebbe addormentarsi, non mi rida in faccia, con i suoi mezzi. Perché cosa succede? Durante la notte noi abbiamo ereditato che l'essere umano controlla l'ambiente durante il sonno e ha dei quasi risvegli. Se io mi addormento sul divano e mi sveglio nel letto, mi sveglio del tutto perché dico non mi sono addormentato in questo punto qui. Se la bambina si addormenta col seno in bocca e al quasi risveglio, cosa fa? Benino, c'ha la tetta e rivuole il seno. Sì. Semplifico molto, però il rischio è che da due volte poi possano diventare tre o quattro volte. E con questo il seno glielo può continuare a dire. Però provare a entrare nell'ottica di dire ti tengo, ti coccolo, ti do il latte, quando vedi che all'occhietto così la palpebra pendula, così che la mette giù. Chiaramente urla e dice no, ti voglio bene. Ne parli un po' col suo pediatra, perché gliela metto lì così e poi a latti serenamente e tranquillamente. Il marito, quando gli uomini, ciccio bello, bamboccione, gli dà due coccoline in più e vedrà che accetta un allattamento anche oltre il secondo anno. Grazie, dottore. Grazie, Ilaria, grazie, dott. Altre mamme che hanno bisogno o necessità o voglia di fare domande? Buongiorno. Buongiorno Alessia. Allora, guardi, mi permetto di salutare Alessia perché è anche un'amica ed è mamma di Sara, che ha 4 mesi e mezzo, e poi di Federico e Lorenzo, che hanno 8 anni e 4 anni. Complimenti. Grazie. Noi ci siamo visti, ero venuta a trovarla in studio un paio d'anni fa, poi volevo portare la piccolina a conoscerla, ma con tutto sto caos aspettiamo. Ogni tanto ci sentiamo via WhatsApp, no? Sì, ogni tanto in caso di dubbio la stresso un pochino, anzi grazie mille, sempre super gentile. E io le faccio una domanda, non è che sono particolarmente preoccupata, è soltanto una curiosità. Con lei l'allattamento prosegue bene, con gli altri due l'avevo interrotto prima per motivi lavorativi. Lei è una bimba bravissima e non mi ha mai fatto una notte in bianco fino a una settimana fa. Volevo chiederle come mai è da una settimana che la bimba si sveglia la notte e mangia, e poi per carità si riaddormenta subito, ma volevo sapere soltanto per curiosità, senza nessun tipo di preoccupazione, se può trattarsi di uno scatto di crescita oppure appunto lei si sta avvicinando allo svezzamento e quindi magari non le basta più quello che le do io allattandola esclusivamente al seno e niente, cosa ne pensa lei considerando che da una settimana che si sveglia la notte per mangiare tutto qua? Si è già fatta un po' la diagnosi, stavo cercando. Il quarto mese è una delle età dei cosiddetti scatti di crescita. Diciamo, lei, mi scusi se la interrompo, il 20
fa 5 mesi. Il 20 fa 5 mesi. Adesso non lo trova. Comunque, lo stato di crescita vuol dire avvengono delle cosiddette regressioni del sonno, che possono durare anche un mesetto, in cui il bambino che prima dormiva si mette a non dormire più. Bisogna avere pazienza, dare tempo al tempo. Volevo farglielo vedere. No. Sì, lei è una bimba che solitamente la notte mi ha sempre fatto 7-8 ore filate senza mai svegliarsi, ora ogni 3-4 ore, che per carità va benissimo. Sento da altre mamme delle cose, insomma, delle situazioni ben peggiori, quindi non lungi da me lamentarmi, è soltanto appunto così. Una come curiosità. Anche lei al seno o... Sì, al seno, e poi a volte si addormenta proprio al seno, a volte riesco a metterla in culla un pochino prima che sia proprio completamente addormentata. Perché, come ho detto, con la mamma prima proviamo a farla dormire quando si sta per addormentare, metterla giù. Okay. Perché adesso che la bambina, bella tosta, partecipa all'ambiente, è brutto da dire, a volte è una battaglia per il potere, cioè il bambino acquisisce competenze, sa cosa può ottenere e lo tiene. Noi per dormire cosa succede? Vabbè, mi sveglio una volta, mi sveglio due, vabbè, me la tengo una notte nel lettone, poi diventano 3 notti, poi me la tengo attaccata qui, che è bellissima, piace, però poi ci sono con 3 anni, con uno qui appoggiato. Quindi senza seguire metodi terribili, tipo fate la nanna, eccetera. Comunque, sì. Sul sonno cercavo, io ho scritto questo libro, il libro della nanna, che non c'è la formula, perché se andate in una libreria troverete 100 modi per far dormire il bambino, ne trovate di tutti i motivi. Però la cosa importante, ciao bella. Svegliata, capito che parliamo di lei. Che parlo di lei. Quindi bisogna non farle mancare tutto il nostro affetto, però circoscrivere il momento della pappa e il momento del sonno, che ninetta bella deve cercare di arrivarci con i tuoi mezzi. Certo. Se ti senti triste, la mamma è lì vicina, ti coccola, ti abbraccia, ti ninna, fa quello che vuole. Ti riattacca al seno se svegli tutti i vicini e gli altri fratelli, però. Stanotte abbiamo rischiato un po' con quello di mezzo. Si è svegliato. Mio marito in una stanza e io nell'altra. Il grande che dormiva, almeno lui. Il più grande è il marito, se lo ricordi, che dei bambini è proprio quello impegnativo. Ha ragione. Va bene, grazie mille. Grazie, saluti. Ciao Ale, un abbraccio grande. Ciao. Ciao a tutte. Mi permetto di salutare anche un'altra mamma di 3, che è un'amica, che è Chiara. Ciao Vale. 3? 3. Avevi una domanda per il dottore? Sì, volevo chiedere una cosa. Buongiorno dottore. Buongiorno. Abbiamo qua la mia mezzana, che ha fatto 19 mesi ieri, e che è sempre stata una bimba piccolina. È nata piccina, è cresciuta su un centile basso, sempre sotto il terzo. Me l'hanno un po' girata come un calzino nei mesi post-parto, nel senso che è stata seguita al Gaslini, in endocrinologia, dietologia e quant'altro. La bimba cresce poco, ma mangia come un lupo adesso. E continua a crescere sul suo centile. Sì, adesso in realtà avremmo avuto delle visite che non abbiamo fatto. Io non riesco a pesarla a casa, nel senso che ho provato a pesarla sulla bilancia della bimba piccina, no amore, grazie. Ma sembra non crescere adesso, nonostante mangi parecchio. Quindi vediamo poi cosa mi diranno gli altri. No, amore, grazie. Mi sa che deve mangiarlo. No, oh, grazie. Aspetta che gli facciamo vedere. E appunto, come dicevo, abbiamo seguito comunque un autosvezzamento da quando ha iniziato a mangiare.
devo dire che ha iniziato tardi, ma mangia bene. La settimana scorsa ha avuto uno sfogo tipo dermatite sul viso, che stiamo curando con una pomatina prescritta dal pediatra. E mi diceva potrebbe essere una reazione allergica alle fragole. La mia domanda è: possibile che un'allergia a un cibo si manifesti successivamente alla prima assunzione o comunque dopo la, cioè parecchio dopo la prima assunzione? Ma le vie delle allergie sono come quelle del Signore, sono infinite. A volte i bambini presentano delle dermatiti in cui si può ipotizzare dei meccanismi di intolleranza o di allergia, perché le fragole fanno parte degli alimenti che rilasciano istamina, che è una sostanza che può determinare, aggravare una dermatite atopica, per esempio, o un eczema. Forse un'allergia avrebbe qualcosina di più. In questi casi leggeri, cosa consiglio? Nel dubbio, togliamo le fragole per qualche giorno. No, infatti abbiamo tolto sia le fragole, il pomodoro, i latticini, sostanze abbastanza allergizzanti. Ora una decina anche. È migliorata molto, infatti non si grattano, le prude non manifesta fastidio particolare. Aveva solo questo rash cutaneo molto forte. E quando non ha più niente si prova a ridare. Potrebbe essere una manifestazione iniziale di dermatite atopica o eczema, che può comparire in alcuni bambini, viene nei primi mesi, ma in alcuni arriva addirittura in età successive. Ci sono bambini che si manifestano uno o due anni con delle pieghe qui dietro, o nel bambino più grande con delle lesioni qui, e nell'età tra uno e due anni può essere con una pelle ruvida, rugosa al volto. La dermatite atopica può anche essere allergico, ma è più spesso una pelle costituzionalmente debole. Sono carnagioni un po' più chiare, pelle un pochino più ruvidine e che possono presentare degli arrossamenti. Quindi un po' di dieta facciamola, poi riproviamo a darla, non è detto che le aggravi la cosa. La cosa importante è idratare bene la pelle con delle creme idratanti, qualsiasi. Non ti arrabbiare, bambini. Grazie. Prego. Riproviamo. Ciao Chiara, ciao Bea. Ciao Vale. Guarda chi c'è. Salutiamo. Ciao tesoro, speriamo di vederci presto. Mi mancate tutte. un'altra mamma? Ci sono delle altre domande? Marta? Io. Buongiorno, buongiorno. Prego Marta. Allora, io ho una bimba che ad agosto fa 5 anni. È sempre stata molto famelica, il giusto, non ho mai avuto problemi di svezzamento, mangia qualsiasi cosa, è 3-4 giorni che non mangia quasi niente, sta bene, non ha la febbre, non ha reazioni cutanee, eccetera, però è molto svogliata, non vuol quasi più mangiare. Allora io mi sto preoccupando se potrebbe essere una causa psicologica, nel senso che magari tutta questa magari è, non so, tutto questo stare a casa, magari fare sempre le stesse cose, non fare quasi niente, è una bimba che si è sempre mossa molto, abbiamo un terrazzo eccetera, però non vorrei che fosse più una cosa mentale, non lo so, dico io, però ecco, volevo un po' sapere se devo aspettare, devo cercare di invogliarla oppure lasciare perdere. Ecco. Diciamo che la nostra vita è cambiata e lo sappiamo tutti, quindi una componente ci può essere, però ci sono delle situazioni in medicina in cui è importante fare la diagnosi, in altri casi è importante il comportamento. Faccio un esempio, se uno ha una patologia deve fare una diagnosi per fare una terapia. Se un bambino attraversa un momento invece di che non mangia o che non dorme o che ha mal di pancia o presenta qualche disturbo che può essere correlato a un momento, ecco perché la cosa è cambiata,
è importante adottare questi comportamenti che cito con due frasi. Si chiamano terapie strategiche brevi. Quando un bambino non vuole fare qualche cosa, non vuol mangiare, che è la cosa tipica, cosa succede? Che il genitore si preoccupa e consciamente o inconsciamente gli sta più dietro e si parla di più del mangiare. Quindi le cose da fare se la bambina non mangia è: uno, osservare senza reagire. È dura, perché i bambini ci leggono nella mente e nel cuore. Quindi quando il bambino che ha sempre mangiato, che non mangia, tant'è, ci si resta male, no? Però bisogna cercare di avere la faccia del giocatore di poker. Non me ne frega niente se mio figlio non mangia, devo far finta di niente. L'altra si chiama la congiura del silenzio. Non si parla di mangiare. A volte il bambino ha poco appetito, ma come mai non mangia? Il bambino è più al centro dell'attenzione. Arrivano i nonni o il papà, ha mangiato o non ha mangiato? Io ho delle famiglie in cui stanno tutti bene e sono tutti preoccupati perché il bambino non mangia, più si parla del cibo, più si aggrava la cosa. Questo vale per il mangiare, vale se un bambino inizia a presentare un tic, può succedere a tanti bambini di avere qualche tic o dei momenti di balbuzie, eccetera. In queste cose qui bisogna cercare, ne parlate col pediatra per sentire il disturbo, però intanto dire, ben, non mangia, pazienza, faccio finta di niente, debbo non parlare della cosa, quindi congiura del silenzio, osservare senza reagire, e al limite negare per ottenere. Cosa vuol dire? Non ho fame. Vabbè, vieni a tavola, non ti do da mangiare, poi te ne vai pure. Però cerchiamo di prepararci senza far la faccia da Labrador triste, non mi mangia. Ha mangiato, non ha mangiato niente. Oh, signor, cosa ci sarà? Perché altrimenti i bambini ci vanno a nozze, entrano nella parte e ci fanno a pezzi. Quindi, se avesse qualcos'altro, uscirebbe, ecco, poi. In questo momento qui non parlate del mangiare, tanto più che ha sempre mangiato e ritornerà a mangiare come prima. Su questo mi permetto di inserirmi, che è un po' il mio ambiente di lavoro, no? Mi collego assolutamente a quello che dice il dottor Ferrando. Ovviamente non possiamo valutare la situazione del tuo bimbo perché bisognerebbe prendere in considerazione tanti aspetti diversi, però mi sento di dire una cosa generale che può servire anche a tutte le altre mamme, soprattutto per questa situazione. La domanda che facevi tu, Marta, è una delle cose che mi sento chiedere di più dalle mamme. Poi tu lo chiedevi nel mangiare, ci sono mamme che me lo chiedono per il sonno o per altre situazioni, no? Quindi la domanda è: ma ha un problema o è un problema psicologico o comunque emotivo? I bambini tendono a spostare l'attenzione su delle problematiche molto pratiche come il cibo, come il farsi male. Tante mamme mi dicono: ma mio figlio non si è mai fatto così tanto male come in questo periodo, da testate, sbatte, cade, si arrampica, eccetera, eccetera. Ovvio che un po' è dovuto anche al fatto che poi, quando la possibilità di movimento è limitata, si cerca in ogni dove di arrampicarsi. Però se c'è questo dubbio, la cosa importante che dobbiamo fare è ricordarci di una regola che bisognerebbe ricamare sul cuscino, come facevano le nonne. I bambini hanno bisogno non tanto di soddisfacimento del bisogno, ma del riconoscimento del bisogno. Vi faccio un esempio. Se arriva il vostro compleanno e il vostro marito, il vostro compagno, il vostro fidanzato se ne dimentica, è un problema. Se il vostro fidanzato vi sveglia la mattina con una margherita e vi dice: tesoro, non ho una lira, non ho un soldo, questo è l'unico regalo che ti posso fare, oggi è la tua giornata, dimmi che cosa posso fare per te, anche se non ho la collana, il braccialetto, gli orecchini da regalarti, cambia tutto. Quindi in questo momento coi bimbi che non possono uscire, non possono vedere la nonna, non possono vedere gli amichetti, non possono andare in bicicletta, non possono fare tutto quello che facevano prima,
possono, hanno la capacità di tollerare il limite. L'importante è che gli venga riconosciuto, perché spesso l'errore che facciamo da genitori è proprio quello di far finta di niente e distrarre l'attenzione. Invece è importante che il problema venga riconosciuto, quindi sì, tesoro, è comprensibile che in questo momento tu voglia vedere il tuo amico, voglia vedere la nonna, voglia uscire. Non si può. Cerchiamo insieme un modo di fare qualcos'altro che ci piace ugualmente, consapevole che poi non sempre compenserà tutto. Ok? Spero di aver dato un aiuto. In questo modo qua si evitano tutti quei comportamenti, diciamo, che passano da sotto, come per esempio non mangiare, eccetera. Perché? Perché il bambino ha ben imparato che, non parlo ovviamente del tuo bambino, no? Ma se fosse un fattore psicologico emotivo, potrebbe essere dovuto da questo, no? Dal fatto che dove non c'è un vissuto faticoso riconosciuto, è come non mangiare o il farsi male. Bene, lascio la parola a qualche altra mamma. Grazie. Se ha bisogno. Figurati Marta, spero di esserti stata d'aiuto. Grazie, grazie. Un'altra mamma? Ho un bimbo di 20 mesi. Scusate, sento poco. Non so se anche voi sentite poco. Sentite? Chi sta parlando? Sono Manuela. Buongiorno. Manuela, ti sento ma non ti vedo. Non riesco ad attivare la webcam adesso. Tranquilla, vai pure. Ho un bimbo di 20 mesi che sta facendo grandissime conquiste, sta imparando a affinare la tecnica delle posate, sta imparando a usare il vasino, sta dicendo tante paroline, però lui in questo periodo ancora più del solito cerca l'interazione con noi sempre, però noi dobbiamo lavorare entrambi, sia io sia mio marito lavoriamo 8 ore al giorno e in questo momento noi avremo bisogno di aiutarlo, stimolarlo a giocare un pochino da solo e aumentare l'autonomia almeno nella fase del gioco, poi possiamo fare delle pause, giocare insieme. Non riusciamo a trovare assolutamente niente che funzioni per intrattenerlo piacevolmente, lui vuole noi. Qualche consiglio, qualche idea che possiamo provare? Qualche consiglio, poi magari ci confrontiamo anche un pochino, perché ci sono bambini che non hanno bisogno, che sono abbastanza indipendenti, altri che hanno bisogno della figura genitoriale. Se lavorate da casa si può, il suggerimento di creargli un posto di lavoro suo in cui dire adesso c'è il momento del gioco della mamma con il papà o entrambi, poi c'è il momento del lavoro, cercando di autonomizzare il più possibile. E facendogli tante lodi perché è piccolino, ecco, 20 mesi sta già facendo tante cose in questo periodo. Cercate di fare i turni, perché l'ideale del bambino è avervi tutte e due insieme per tutto il giorno e siete lì, siete il suo oggetto del desiderio. Iniziare a dire, magari quando lavora mamma, papà, e vuoi chiedermi qualche cosa, stabilite una regola gioco di avvisarvi e stabilire magari che anche lui ha il suo gioco lavoro come mamma e papà e vedere come reagisce. Non lo so se Valentina vuole aggiungere qualcosa. Qui sono chiedo scusa, ma è sfuggita l'età del bambino. 20 mesi. 20 mesi, quindi è piccino, sì. Concordo molto col dottore. E un po' vale la regola che dicevo prima. Tanto più il bambino viene rinforzato nel suo bisogno, tanto gli viene riconosciuto che quel bisogno è lecito, tanto più è disposto a tollerare che non poterlo soddisfare. E lui no, credo lui non tollera niente. Dottore... Lui non tollera niente, mai. È un'età di avete provato, è un'escalation. Avete provato a creare una routine
anche in questo, quindi in modo che lui sappia che c'è un tempo che è completamente dedicato a lui, così come c'è un tempo che invece non lo è. Sì, però non funziona, lui chiede comunque l'attenzione, ai suoi momenti in cui ci alterniamo io e mio marito, lui sa che quando facciamo pausa giochiamo insieme, quello che non gli sta bene è che quando non facciamo pausa non stiamo insieme. Capisce tutto, eh? Non è una questione di comunicazione, lui è assolutamente cosciente della situazione, ma non gli sta bene. Ed è molto bravo a farcelo capire. No, questa età capire capiscono anche quello che non diciamo e che non accettano perché non gli va bene. Però l'idea di andare avanti con la routine e essere però poi inflessibili nella routine, anche se... perché questa è l'età in cui fanno dei capricci mega galattici. E quindi quando fa il capriccio, dovremmo parlare a lungo sul capriccio, il capriccio puoi contenerlo, ma non cedere al ricatto del capriccio. Infatti credo che uno degli argomenti di cui sarebbe anche interessante parlare, perché anche questo vedo che le mamme chiedono molto, è proprio la tolleranza. Anche con una pedagogista, perché in certe situazioni un approccio così è pluriprofessionale. Ecco. Esatto. Manuela, se vuoi scrivermi via mail dove hai fatto l'iscrizione, possiamo parlare comunque. Grazie. Della situazione anche un po' più ampiamente. Sì, bisogna parlare, okay? Nello specifico, perché la formula vada bene a tutti i bambini. Assolutamente sì. Grazie. Possiamo parlarne, possiamo eventualmente anche provare degli orientamenti se c'è bisogno di un'altra professionalità. Posso chiedere una cosa sempre parlando di gioco? Scusa solo un secondo, Chiara. Manuela, perché l'ho persa. Ti vediamo, poi ti scriverò e vediamo se troviamo qualcosa. Ah, no, volevo solo sapere che non si fosse caduta la comunicazione a metà. Grazie. Va bene, grazie Manuela. Grazie. Chiara, di pure. Allora, come diceva Valentina, sono mamma di 3 bimbi. C'è Vittoria che ha 50 giorni, Beatrice che ha 19 mesi e Edoardo di 3 anni. E un mese. 2 forse, mi sono persa. Comunque sono piccolini. Ora, tolto oggi che c'è stata l'eccezione, generalmente sono a casa da sola con tutti e 3 tutto il giorno, fino a quest'ora che arriva papà. E il mio problema è che il grande e la mezzana tra di loro non interagiscono molto bene. Cioè, papà, vai un po' a vedere. Nel senso che ovviamente sono botte, qualunque cosa abbia in mano l'uno o l'altro è la cosa più interessante del mondo, anche se per i 7 mesi precedenti non era stato considerato o non è propriamente un gioco. E mi chiedevo se ci fosse una strategia possibile da attuare per farli interagire in un modo diverso, visto tutto il tempo che comunque io dedico alla neonata. Beh, a correre solo quando scorre il sangue, ecco, perché devono trovarsi un modus vivendi tra di loro. Sono età impegnative, soprattutto quello, il mezzano. Chi è più prepotente, il mezzano o il grande? Il grande. Il grande. Si vede che l'altro deve crescere ancora un po' per le busta, poi si rifarà. E deve trattarli tutti in modo uguale, perché qui non c'è il grande e il piccolo. No, infatti si fa per dire il grande, insomma, giusto per avere il grande amore, c'ha 3 anni, però anche tutta l'energia fisica che in questo periodo particolare non riesce a sfogare né al nido né fuori, si riversa ovviamente sulla sorellina. E quindi è ancora peggio la situazione. Tanta pazienza, tanta diplomazia, non accorrere subito al suo da fare. Sì, io spero soltanto uno.
Io concordo col dottor Ferrando, assolutamente, finché non scorre il sangue vanno, veramente, finché non scorre il sangue vanno lasciati. Poi magari la lettera, facciamo un incontro sul primo soccorso, però okay. Diciamo che finché non scorre il sangue assolutamente lasciarli, e attenzione perché questa è una cosa che noto spesso quando si parla di due fratelli, quello che sembra il più forte non è detto che lo sia. Rispetto, anzi, spesso si nasconde, poi questa è una cosa che si vedrà più nella crescita, ma spesso il più forte ha dietro la mente, che è quello che sembra più debole. Rispetto all'energia da sfogare, invece, consiglio a tutti quelli, i genitori che notano i bambini che hanno proprio questa energia da sfogare, di dedicare dei giochi apposta, sia per sedare questa energia, quindi giocando con l'acqua, con la terra, se è possibile, oppure proprio prendere un cuscino, ci diamo dei pugni dentro, sfoghiamo lì l'energia, sfoghiamo anche la rabbia, perché ci sarà anche della rabbia, ce l'abbiamo anche noi, figuriamoci loro. Quindi dedicare delle attività apposta dove sfogare questa cosa. Riconosciamolo quando vediamo che il bambino è carico di energia, non sa dove sfogarlo, lo diciamo, ok, non ce la fai più, sei pieno, ti devi sfogare, vai, prendiamo a cazzotti il cuscino del divano, oppure saltiamo sul letto, sì. Sperando appunto di non romperci la testa, però attività dedicata a queste. Ok. Ci sono altre mamme che hanno delle domande? Io volevo fare una domanda velocissima, ma forse siamo fuori tempo. Se il dottore ci dà la disponibilità, per noi puoi andare. Prego, Gwendalina. Buongiorno a tutti, grazie mille di questa opportunità. Io volevo dire solo una cosa, perché io ho una bambina di 21 mesi e un bambino di 3 anni e 3 mesi. E tutto bene, ma quando siamo usciti abbiamo avuto due episodi in cui due signore anziane ci hanno gridato dalla finestra che dovevamo tornare a casa. Io ho risposto con educazione, ma da quel giorno il mio bimbo grande di 3 anni e 3 mesi, che è uno che ragiona un sacco, quando usciamo ha il terrore delle persone, comincia a dirmi mamma quella persona è buona o cattiva, quella persona urlerà o non urlerà, e non so, io sono sempre stata un po' oh ma basta fare il timoroso, che lui non è mai stato, perché era uno che camminava 2 metri davanti a me, quando c'erano le strisce si fermava e tutto, cioè molto indipendente, adesso mi dà la mano stringendomela come un pazzo. E non ho trovato una buona strategia, finora ho un po', gli ho detto che non c'è nulla di cui preoccuparsi, che le persone sono buone, ma è un po', non lo soddisfa come spiegazione. Il bambino che girellava poco fa, che giocava, ecco, quindi è lì che sente, no? Adesso è di là. E gli vuol dire che ne ha parlato col pediatra, perché una figura terza di riferimento può essere utile, che ne avete parlato, e che gli ho detto che quello che certe signore a volte dicono delle cose, è successo adesso, può succedere anche in futuro, che però in questo caso non c'è da preoccuparsi, e se ha dei dubbi di richiamare il pediatra o Valentina, che lo tranquillizzano a supporto della figura materna. Bene, grazie. Non lo so, Valentina, cosa dice? Gwendalina, secondo te perché la signora vi urlava? Tornate a casa! Penso che pensasse che non si potesse uscire in generale. Perché si è creato questo clima bruttissimo. Perché aveva paura. Sì, certo, per la paura, sì. È importante dare un senso, un significato a... soprattutto alla rabbia, no? Che in questo momento, come dicevo prima, c'è, e poi si esprime in mille modi diversi. E ricondurre l'emozione che lui conosce e quindi può riconoscere nell'altro. Poi ovviamente bisogna anche imparare a tenere fuori da sé, a restituire all'altro l'emozione, soprattutto quando ci invade, come in questo caso. Io per esempio ricorderò sempre una signora che quando mia figlia aveva circa 19 mesi mi ha aggredito in un bar perché la stavo allattando, dicendomi che era... se non mi vergognavo, no? di tirare fuori la tetta così per allattare mia figlia. E io in quel momento lì ho sbagliato, perché in quel momento lì ho risposto educatamente
dicendogli, ma signora, non penso di fare niente di male, no? Però poi quella rabbia me la sono portata a casa, poi l'ho sfogata con i familiari, come succede sempre, no? Però riflettendo su quell'avvenimento, una cosa proprio che ho detto spesso, ma che in quel momento ho trovato sulla mia pelle, che è importante riconoscere l'emozione dell'altro, poi bisogna anche saperglielo restituire. Quindi in quel caso avrei dovuto rispondere: un signora si faccia gli affaracci suoi, no? Però quello che invece ho colto subito era probabilmente il suo problema, no? Sì. Quella signora aveva paura. E questo è importante da rimandare a tuo figlio, soprattutto se è un bambino che riflette molto. Sì. Grazie. La paura ha molte forme. Ci sono persone che davanti al leone scappano e ci sono persone che cercano di aggredirlo. Giusto. Grazie mille. Ah, tra l'altro porto al dottor Ferrando i saluti della dottoressa Vardeu di Cagliari, perché il loro papà è il nipote della dottoressa. Ah, bene, me la saluti tanto, ci vediamo spessissimo. Sì, me l'ha detto. Siamo in contatto quotidiano. Bene, grazie mille. Grazie. Ci sono altre domande di mamme per il dottore? Bene, direi che allora siamo a posto. Dottore, se vuole aggiungere qualcosa, se no possiamo salutare. È stata una piacevole chiacchierata, quindi vi ringrazio delle domande che sono sempre degli stimoli, perché io dico sempre, quando si fanno le cose è sempre bidirezionale. Non esiste mai chi insegna e chi impara, ma chi impara insegna. Guarda il dottore. Le domande che mi avete fatto fanno parte di un bagaglio culturale che mi rimane. Quindi grazie. Grazie. Allora, ovviamente ringrazio il dottore per essere stato con noi. Spero che magari lo riavremo in un'altra occasione. E ringrazio tutte le mamme che hanno partecipato. Se avete qualunque tipo di domanda o di bisogno potete scriverci. Vi chiedo anche se avete voglia di lasciare un feedback sulla nostra pagina. Ci saranno prossimi incontri, quindi seguiteci. Grazie a tutti e a presto. Grazie a tutti, ciao, grazie ancora. Ciao Vale. Non riesco a chiudere. Chiara. Ho perso il dottore. Se n'è andato anche lui. Allora, fermo la registrazione, ok.